Perovagnati di inclusività e ricchezza, e fare squadra ed è sicuramente un grande valore aggiunto. Per noi di Atlantica l'inclusività è un valore aggiunto e ci aiuta anche ad aumentare quello che è il lavoro di squadra. L'inclusione parte dalla conoscenza, quindi oggi siamo qui proprio per conoscere nuove persone, quindi per noi questo è il momento più importante. Per noi Ampla Infrastructure l'inclusività viene al primo posto, in quanto per noi le persone sono al primo posto. Valori strategici per la nostra crescita e il nostro sviluppo. Di includere all'interno della nostra azienda qualsiasi tipo di persona, qualsiasi tipo di attitudine e qualsiasi provenienza, che sia geografica, che sia di etnia, ed eventi del genere sono per noi fondamentali. Decidere consapevolmente di arricchire l'ambiente organizzativo lavorativo, perché diversità e inclusione vogliono dire prospettive. Il nostro senso di inclusione si riflette anche sulla nostra logica di mercato. Cerchiamo di offrire una spesa inclusiva a tutti i nostri clienti e un lavoro inclusivo a tutti i nostri collaboratori. Non lasciare indietro nessuno, far partecipare tutti alle nostre attività, perché sappiamo che ognuno di noi può portare qualcosa all'azienda, al lavoro, ma soprattutto a noi stessi. Per noi la diversità in genere e l'inclusività sono veramente un valore e una ricchezza, quindi tutto ciò che è diversità arricchisce la nostra azienda. È dove c'è un risveglio di coscienze in cui si mettono davanti le persone, prima forse delle professioni, si guarda dentro la persona, perché ognuno di noi può dare qualcosa indipendentemente dal proprio background e dalla propria professionalità. Per me l'inclusività è far parte del team aziendale, e poter mettere in luce le mie abilità, le mie competenze senza essere discriminato, e a livello personale poter realizzare quelli che sono i nostri piccoli grandi progetti. Ad esempio, una confidenza: io sono sposato, ho una figlia di 5 anni, Serena, che saluto, ciao Serena. E grazie a queste opportunità, a questi redditi, a questo lavoro, io posso sviluppare anche i miei progetti. Le aziende sono tutte quante, sia quelle più piccole sia quelle più grandi, sono dei laboratori, sono delle comunità, sono delle organizzazioni che devono appunto creare efficienza, creare valore, ma devono anche creare una serenità nella squadra. Una squadra è fatta da tanti giocatori, ognuno gioca in base alle proprie esperienze, in base alle proprie capacità, in base ai propri talenti. Ecco, noi vogliamo che questa squadra diventi sempre più omogenea e sempre più performante. Per questo abbiamo bisogno che le migliori esperienze immerse in questo convegno diventino patrimonio di tutti. È un'opportunità di crescere valorizzando tutte le risorse e il potenziale che le persone portano con sé, tutto il loro bagaglio. Non do all'inclusione un'accezione prettamente positiva, perché se noi pensiamo includere significa chiudere dentro, quindi non è proprio un concetto. Chi viene chiuso, chi chiude dentro, quindi sono ancora un po' restia ad utilizzare questa parola a tutto tondo, però il binomio diversity inclusion ormai è assodato e speriamo che si concretizzi. La diversità sicuramente c'è, è concreta, l'inclusione ci stiamo lavorando. L'inclusività per me significa esserci sempre e comunque per tutti indistintamente. E dare a tutti gli strumenti per partecipare attivamente alla società, di vivere serenamente in autonomia, quindi poter viaggiare, avendo tutte le informazioni, poter lavorare in un mondo accogliente, inclusivo, e poter anche vivere gli hobby, vivere la vita di tutti i giorni senza dover essere discriminati o altro. L'inclusività è di dare giusto valore alle persone. E anche con le tecnologie odierne noi ci troviamo a utilizzare tecnologie che sono sempre meno ghettizzanti e sempre meno strutturate per una singola condizione. E quindi per quello noi riusciamo a collaborare con le altre disabilità, pur non essendone, proprio perché le soluzioni sono a volte le medesime a livello tecnico. La dislessia non rientra nella legge 68, però cioè nonostante noi per i nostri associati, per i nostri figli ci siamo occupati degli aspetti, delle difficoltà che la dislessia così fa emergere anche nel mondo del lavoro. Quindi
la situazione adesso, dopo la legge, è in divenire, ma prende una piega positiva, perché finalmente possiamo chiedere alle aziende, alle realtà, agli enti di considerare questo disturbo in maniera adeguata e consona, e questo è un grande cambiamento, come lo è stata la legge 170 del 2010 per quanto riguarda la scuola. Allora, inclusività, oggi se ne è parlato al convegno, anche a me è una parola che non piace, come dicevo prima, siamo quasi, nella mia azienda siamo noi non autistici che dovremmo essere inclusi, perché dà sempre l'idea che ci sia qualcuno che decide per l'altro, nel senso io includo te perché tu sei una minoranza e io ti includo, e quindi ti faccio questa concessione. Poi mi piace moltissimo, perché in realtà ancora se ne fa troppo poca di inclusione vera. Diciamo, l'inclusione vera è nel momento in cui c'è una parità. La cosa che mi piace moltissimo nella mia azienda è quella che tutti riconoscono: non c'è nessuna differenza fra chi è autistico e chi non è autistico. Mangiamo insieme, lavoriamo insieme, viviamo insieme, e quando andiamo dai nostri clienti gli spieghiamo che questa è la normalità. Inclusione deve essere sinonimo di normalità in qualche modo.